Amici di CariatiNet, ci troviamo nella sede di Cariati Pulita per intervistare Assunta Scorpiniti, candidato a sindaco per lo stesso movimento. Ecco, con Assunta voglio fare giusto una premessa, rubo 5 secondi. Concludiamo il mio giro di interviste per quanto riguarda i candidati dei vari movimenti. Dopo Filomena Greco e Assunta oggi, ci fermiamo qui in quanto il candidato a sindaco del terzo movimento, del PD La Scelta, ha rifiutato di presentarsi ai nostri microfoni, non è stata una volontà nostra, noi continuiamo con la nostra linea, continuiamo il nostro cammino. Grazie Assunta di essere qui stasera, ecco, e anche con te affrontiamo quelli che sono gli argomenti che abbiamo affrontato con altri che occupano, diciamo, il tuo stesso posto, vale a dire candidata a sindaco, correre per il posto di sindaco di Cariati. È un momento difficile per Cariati. La politica negli ultimi tempi, ecco, diciamo, non ha lasciato trasparire una bella immagine. Si fa avanti Assunta Scorpiniti, si candida direttamente a sindaco, un impegno così grande che molti magari dicono, si parte dal poco per arrivare poi a cariche di questa portata. Assunta parte subito con un impegno, meglio con la volontà di prendersi un impegno così grande. Allora, intanto saluto te, ti ringrazio e saluto anche i videoascoltatori. Io non sono partita con un impegno così grande, non per mia scelta, non per mia volontà. Io sono stata scelta ad un impegno così grande da una compagine che era già formata, già costituita ed ha voluto me, per il mio forte legame per il territorio, per quella che è stata la mia storia, per quella che è stata anche la corrispondenza che c'è tra le mie idee e le idee di chi mi ha scelto. Non è chiaro, è giusto che bisogna fare anche un percorso graduale prima di arrivare ad un ruolo così importante, però non ci sono state mezze misure. Probabilmente quello che io ho fatto finora con i miei mezzi, con quello in cui io ho creduto, probabilmente è stata una credenziale. Questo gruppo di Cariati Pulita, che ripeto era già costituito, mi ha scelto e mi ha voluto fortemente come candidata a sindaco di un discorso politico già avviato e già portato ad una buona maturazione. Ecco Assunta, io voglio entrare subito in un fattore, ecco il fattore femminile che quest'anno pare essere il fattore predominante di questa campagna elettorale, il fattore nuovo se vogliamo. E da te quello che chiedo è questo, ecco, la visione tra donna e uomo a volte può cambiare, per cui da un punto di vista prettamente femminile, quale può essere per te la ricetta per rendere il nostro paese quello che era una volta, la Cariati di una volta, la bella Cariati? Beh, per quanto riguarda la politica, l'abbinamento donne e ricette mi sembra un po' troppo di no. Allora, a parte gli scherzi, sì, a Ricetta, parte intesa gli come. scherzi, no, io direi una cosa. Sì, in effetti con due donne candidate a sindaco è un dato storico importante e ne prendiamo atto. Però io credo che l'impegno sia mio, sia di Filomena Greco, vada un po' al di là di queste situazioni, perché non occorre, secondo me, una visione prettamente femminile della politica o una visione prettamente maschile. Quello che occorre è avere le giuste doti di impegno, di amore per il paese, di conoscenza soprattutto di quello che si va a amministrare. Bisogna avere un forte senso delle istituzioni, bisogna avere anche un'esperienza di partecipazione alla società civile e soprattutto bisogna avere un forte desiderio di cambiare le cose, di incidere anche nei luoghi laddove si decide, incidere con il proprio contributo perché le cose possano cambiare. Non penso che per quanto riguarda le donne qui, tra l'altro c'è anche un aspetto che proprio da studiosa di questi fenomeni io voglio rilevare. L'assenza delle donne dall'impegno sociale nella nostra società in realtà non si è mai registrato. Pensiamo che cosa sono state le nostre donne quando è iniziata l'immigrazione in Germania,
che cosa hanno portato, come hanno saputo gestire le famiglie senza gli uomini che erano partiti, come hanno saputo gestire le rimesse che hanno portato all'espansione del paese e al progresso del paese, e quando sono andate in Germania, come hanno contribuito a favorire i processi di integrazione, come si sono evolute nel lavoro, ma anche le donne della società marinara, contadine, sono state la spina dorsale invisibile della nostra società, hanno contribuito sempre all'economia, a portare avanti la società laddove la politica non è mai riuscita. Le famiglie, le comunità si sono le reti di rapporti, quindi diciamo che c'è una partecipazione della donna alla nostra società, e non vedo anche il motivo per cui tante volte si debbano fare i settori maschili e femminili anche nelle organizzazioni politiche o sociali. Io sono per l'integrazione delle esperienze, credo che la visione della donna, la capacità della donna di essere accogliente, di avere la cura dei dettagli, possa benissimo integrarsi col pragmatismo maschile e portare sicuramente, sono per la complementarità, come si dice, e ancor di più nelle scelte di impegno politico. C'è bisogno di tutte le visioni. In una società come quella di oggi, multietnica e multiculturale, non penso che abbia molto senso parlare di visione maschile e visione femminile. Io sono per la visione umana delle cose, questo va al di là dei generi, al di là delle singole appartenenze. Ogni appartenenza, ogni genere, ogni esperienza diventa una ricchezza in un grande progetto che si condivide, come in questo caso il progetto di far rinascere Cariati. Credo che abbia bisogno di tante visioni e di tante esperienze. Ecco, quindi io insisto a completamento della domanda: ci vorrebbero più donne in politica? Ci vorrebbero più persone che hanno le qualità e le conoscenze, il legame col territorio e il desiderio di impegnarsi e di intendere la politica non come un percorso prettamente personale, ma soprattutto con spirito di servizio per la propria comunità. Ed io qui mi voglio agganciare alla domanda successiva, che è una cosa molto importante, vale a dire il voto libero, il voto d'opinione. Secondo te quanto conta a Cariati questo voto, meglio questa parte di voto, quanto influisce poi sulla determinazione dei risultati finali? Ah, sicuramente, guarda Aldo, in questa fase incide moltissimo. Allora, noi veniamo da un'esperienza delle regionali e delle amministrative caratterizzate da un forte astensionismo. Quindi da quello che anche con la nostra presenza, con la presenza del nostro gruppo, credo che molta mentalità da questo punto di vista sia cambiata, perché c'è gente che adesso, vedendo che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di importante che si sta costruendo piano piano e che può portare qualcosa di nuovo, io so che molte persone che non hanno votato adesso intendono esprimere il proprio voto. E allora, il voto di opinione, mi chiedevi quanto incide? Il voto libero. Beh, sicuramente il voto di appartenenza, ad un'appartenenza politica può seguire un sentimento, però dalle nostre parti io devo dire che non è sempre così, perché tante volte è una sorta, tra virgolette, di voto di scambio, in cui si va a votare perché c'è il familiare, perché c'è l'amico, perché c'è quello che mi può fare un favore. In realtà non deve essere così, il voto deve essere assolutamente libero, perché tante volte si rischia di mandare nelle amministrazioni comunali persone che non sono all'altezza. Invece il voto d'opinione generalmente nasce da un'analisi accurata della situazione, e quindi è il voto libero che poi va a determinare una scelta che va in direzione del bene comune, secondo me. Quindi è molto importante, ed è importante oggi più che mai nella nostra Cariati, che il voto sia veramente libero e dettato da una coscienza critica di quello che c'è, di quello che c'è stato, di quello che si propone, e soprattutto dal capire che cosa si propone dal punto di vista del mettersi al servizio della comunità. Questo è l'aspetto più importante, secondo me. Quindi un'analisi di quello che si è fatto, di come si è amministrato, e poi uno si determina. Questa analisi degli ultimi 10 anni di amministrazione a Cariati la lascio fare a te.
Vabbè, io sto sentendo tante interviste, ci rischiamo per ripeterci. No, no, vabbè. Ma sicuramente un però paese... Però fa piacere sentire alcune paese, cose, certo, diciamo, direttamente dalla tua paese, voce. Guarda, io proprio per il mio esserci sul territorio costantemente non fa che farmi registrare quante porte chiuse ci sono, come sono sempre pieni questi pullman che vanno via, lo dicevo anche recentemente in un mio intervento. Adesso registriamo persino il fenomeno che durante le festività il paese si svuota dei residenti perché vanno a raggiungere i parenti, i figli dove si trovano per studio, per lavoro, e quindi questo provoca anche un danno all'economia, un danno sociale. Ecco, un paese che si spopola è il primo segnale di cose che non vanno, categorie produttive che sono allo stremo. Noi ce l'abbiamo delle categorie produttive, però non hanno più respiro, no, stanno perdendo anche la speranza. I servizi sono quelli che sono e su cui bisogna intervenire, e bisogna intervenire purtroppo come se fossimo in situazioni di emergenza. Mi permetto di entrare perché questa è la domanda che ti avrei fatto subito dopo: come pensate voi? Io ti ho seguito alla, certo, tua presentazione, però mi pare più giusto farti la domanda, certo, per obbligo verso, certo, chi ci segue. Come pensate di, certo, gestire voi i servizi all'indomani di un eventuale insediamento? Quello che a me dispiace è che i servizi e tutto quello che si dovrà andare a fare, si dovrà andare a fare come se fossimo veramente in emergenza. E questo è perché lo siamo in emergenza. Ci sono nel nostro programma tutta una serie di iniziative, a cominciare per esempio dal rendere pubblici tutti i servizi, fare in modo che il comune sia direttamente impegnato nella gestione dei rifiuti, del ciclo delle acque, di tutto quello che serve a rendere un paese vivibile. Una gestione, diciamo, il comune dovrebbe dettare le linee guida di quello che è poi la gestione di questi servizi essenziali, però poi andrebbero a realizzarsi con la partecipazione a vario titolo di associazioni di cittadini, quindi anche con ricadute positive in termini di risparmio economico, perché le gestioni esterne si sa che sono più costose, ma ricadute positive anche in termini occupazionali, anche di un controllo, di un maggiore intervento, di una maggiore incidenza in senso proprio di vivibilità e di civiltà sul territorio. Ecco, io non mi dilungo su questo perché certamente poi in questi 2 mesi avremo modo di incontrarci, entrare più in modo dettagliato sugli argomenti, e quindi andiamo avanti con l'intervista. Però velocemente, anche perché la stessa domanda l'ho posta ad altri, ti vorrei parlare di turismo, di questa risorsa che potrebbe col punto interrogativo risollevare le sorti del nostro paese, ma poi una che io considero per te una risorsa che probabilmente potrebbe concorrere anche per il risollevamento anche dall'aspetto culturale, è, certo, proprio la cultura. Quanto importanti, ecco, diciamo, sono questi due fattori per il bene della, certo, collettività? Vabbè, la cultura come la cittadinanza, noi nel nostro programma li mettiamo proprio come trasversali a tutti i nostri interventi. No, però permettimi, scusami, cioè, però da parte tua, che sei sempre stata molto attenta, certo, a questo, diciamo, certo, avrebbe probabilmente... Certo, sicuramente la cultura dei luoghi è quella che io porto avanti in questo progetto, ma anche una cultura che va in direzione di una valorizzazione soprattutto dell'esistente. Noi abbiamo un progetto per il turismo che coinvolge ovviamente anche le varie categorie economiche e produttive, però all'interno di questo progetto c'è un'idea fondamentale: noi dobbiamo creare valore intorno alle cose che abbiamo, e mi spiego. Noi non abbiamo bisogno di inventarci nulla, nel senso che una volta che noi siamo pervenuti alla normalizzazione del nostro paese in termini di assicurare e garantire i servizi essenziali, laddove poi la gente che viene qui per villeggiare, ma anche i cariatesi nel mondo che ritornano periodicamente qui,
devono trovare, diciamo, dal punto di vista dei servizi, una situazione normale, quantomeno normale. Ma poi noi dobbiamo valorizzare quello che non ci dobbiamo. Allora, c'è stato il periodo del grande turismo di massa che ha portato alla cementificazione delle nostre coste, a deturpare anche le nostre coste. Invece noi abbiamo la possibilità di un turismo che è il turismo dei piccoli luoghi, quello che è nelle forme dell'albergo diffuso, per esempio, o anche delle strutture ricettive che stanno nascendo e si stanno moltiplicando, tanti bed and breakfast ci sono, o anche delle ottime strutture turistiche, possono accogliere. Ma noi cosa proponiamo? Proponiamo il connubio Maremonti, possiamo proporre per dire anche degli itinerari di cicloturismo. Abbiamo una eccellente associazione di cicloturisti che è qua a Cariati. Possiamo, per esempio, per quanto riguarda il mare, per esempio, possiamo e vogliamo incentivare, per esempio, i pescatori a riqualificare le imprese di pesca con le attività di pescaturismo. Vogliamo riportare nel centro storico le botteghe artigiane. Vogliamo anche unire tutte queste cose col filo rosso dell'enogastronomia, che può veramente, si sa che la cultura del cibo poi alla fine è quella che unisce, favorisce le relazioni e il dialogo universalmente. Quindi sono tante le cose che abbiamo. Noi dobbiamo riportare la normalità al nostro paese, e poi turismo religioso, turismo paesaggistico e tante altre forme di turismo che possono essere offerte in maniera, senza inventarci grandi cose. Noi dobbiamo essere quello che siamo, perché al nostro interno abbiamo tanta ricchezza culturale, e sempre naturalmente in contatto e in corrispondenza continua con tutto il territorio. Dobbiamo ragionare anche in un'ottica di territorio con l'offerta turistica, laddove ci sono tutti i centri storici di questo Bassolino, sono degli scrigni preziosi di cultura, di tradizione. Dobbiamo soltanto essere capaci di metterli in rete e creare un'offerta veramente bella, che ci identifica e ci contraddistingue rispetto a tutte le altre offerte turistiche che ci sono in giro. Da futuro sindaco di Cariati, qual è la prima cosa che farai? E magari anche la seconda, va? Guarda, la prima cosa che io sono una persona che ha un grandissimo rispetto per le istituzioni. Credo che l'istituzione debba avere restituito il suo ruolo, la sua credibilità e la fiducia nelle persone. Quindi comincerò sicuramente a far ripartire la macchina amministrativa, creando un ottimale rapporto con tutti i dipendenti, tutti i dirigenti, in modo che funzioni tutto bene. Poi mi metterò in ascolto, come ho sempre fatto del resto. Ci sono sempre stata ad ascoltare la gente, e soprattutto interverremo per la gestione dei servizi e per le situazioni di bisogno, perché ci sono fasce sociali deboli in stato di grave bisogno, e anche lì bisogna subito intervenire. Con l'indomani del voto, due saranno le possibilità: Assunta Scorpiniti, sindaco di Cariati, oppure Assunta consigliere. Però ecco, io ho notato una cosa: quando hai fatto la presentazione della lista in sala, c'era l'altro candidato a sindaco, Filomena Greco, e questo lascia ben sperare, nel senso che nell'uno o nell'altro caso comunque andranno le cose, ci sarà un rapporto più disteso, più collaborativo, e non un rapporto di scontro come abbiamo assistito negli ultimi anni, che certamente bene non ha fatto alla nostra comunità. Ma guarda, io ti dico, io ho invitato gli altri candidati a sindaco, perché sono persone, tra l'altro, amiche con cui ho condiviso vari percorsi, e che però non ci siamo trovati in questo percorso politico di rinnovamento, di discontinuità che noi stiamo portando avanti, per cui le strade politiche, diciamo, si sono separate, ma questo non vuol dire che non possano confluire poi in futuro nel bene del paese. Certo,
noi se saremo noi a governare sarà un conto, però se anche ci dovessimo trovare all'opposizione, noi lavoreremo moltissimo perché la nostra sia un'opposizione costruttiva. Noi per esempio indiremo, ecco, abbiamo questa idea di indire ogni volta prima di andare in consiglio comunale delle assemblee pubbliche in cui possiamo poi portare in consiglio comunale i punti e sottoporli alla maggioranza, ma non credo che sia così, lasciamelo dire, punto per punto dovremmo trovare dei punti di convergenza. Noi non dobbiamo fare l'opposizione che lascia da sola la maggioranza per esempio e dire vedetevela voi e additarli come quelli che non sanno fare nulla. Noi abbiamo intenzione di dialogare sia in maggioranza che in opposizione, di creare delle forme di dialogo, di trovare dei punti di convergenza su quelli che sono i bisogni del Paese. Però io credo che il consenso che sta aumentando sempre di più intorno a Cariati Pulite, intorno a questo progetto che stiamo portando avanti, ci fa molto ben sperare. Comunque l'invito è sempre ad andare a votare, superare le barriere dell'astensionismo e fare una scelta cosciente per il bene della nostra Cariati. Ecco, Assunto, siamo quasi alla fine. Una domanda che non avevo preparato, ma è una questione di tua, l'emozione che si prova tra scrivere un bel libro, insomma, e l'essere partecipe, diciamo, in questa attività, l'arte della politica e l'arte dello scrivere. Emozioni diverse, certamente. Allora, certo. Ma guarda, tutto nasce da un grandissimo amore. Adesso io mi appresto a scrivere una nuova pagina, una grande pagina per questo, un nuovo grande libro per Cariati, con questa mia partecipazione diretta che non fa che arricchire la mia esperienza come persona, arricchire anche di contenuti umani maggiormente rispetto anche a prima. Sto conoscendo un'altra visione, un altro modo di approccio alle persone, ai problemi, ci sono immersa dentro, sicuramente un arricchimento, ma saranno belle pagine che intendo scrivere, sempre pagine scritte con tantissimo amore, questo sì. E la gente vuole cambiare pagina rivolto questa alla politica? Beh sì, noi proponiamo un discorso proprio di discontinuità e io devo dire, permettimi di dirlo alla fine dell'intervista, il fatto che io sia stata voluta come candidata a sindaco, come dici tu, senza percorrere altre tappe direttamente da tanti giovani, ci sono i giovani delle Lampare, i giovani che appartengono all'esperienza vicini all'esperienza del Movimento 5 Stelle, diciamo, e soprattutto ecco, questi giovani delle Lampare che mi hanno voluto fortemente, mi hanno scelta e io sono stata felice di accompagnarli in questa esperienza politica, perché comunque noi abbiamo il grande compito di creare questa discontinuità e di portare al nostro paese una nuova classe dirigente. Io credo che questa sarà la chiave di volta, perché la nuova classe dirigente dovrà essere pronta ad accettare le sfide del presente, deve essere rivolta all'innovazione, deve essere capace di avere una grande passione civile. E queste cose ci sono e io, se posso accompagnare questa esperienza anche con la mia, ne sarò fiera e ne sono attualmente orgogliosa. Allora, alla fine dell'incontro ti chiedo, descrivi il tuo movimento con una parola sola. E se permetti lo descrivo con tre parole: movimento libero e di cittadinanza veramente attiva. Bene, con questo ringrazio Assunta per la bella discussione, saluto gli amici di Cariati Net, arrivederci alla prossima.